Allora, io sono Giovanna Renzini, vi leggo un tratto dai migliori anni della nostra vita di Ernesto Ferrero, che è il direttore della Fiera del Libro di Torino, e si parla della vita all'interno della casa editrice Einaudi e in particolare del lavoro di Calvino. Allora, il Calvino che lavora in via Biancamano è, al pari del suo maestro Pavese, un gran lavoratore. L'etica del lavoro ben fatto gli viene dai genitori, severi socialisti umanitari di vecchio stampo. Per lui il senso di tutto è il lavoro. Il lavoro, dice, è qualcosa che ci mette in comunicazione con gli altri. Tu puoi anche morire, ma gli oggetti che hai costruito o prodotto vivranno nell'uso che ne faranno altre persone. Il lavoro come catena di solidarietà umana. Morire non è una cosa straordinaria, finché possiamo lasciare qualcosa di nostro utile agli altri. Per me quello che conta è come si fa, quel che si fa. Non mi va giù lo spontaneismo esistenziale per cui tutti sono creature, tutti hanno il diritto di vivere. Il diritto di vivere ce lo si deve guadagnare duramente e molte persone che conosco non hanno nessun diritto di vivere. Io stesso non sono mica sicuro di aver questo diritto. Me lo devo dimostrare e non sempre ci riesco. Mi sento un uomo in più in una terra sovrappopolata. Una parte importante del lavoro sono i rapporti con gli autori, i colleghi illustri e quelli marginali o in declino. Poi c'è la folla tormentosa di quelli che in casa editrice vengono chiamati i manoscrittai, gli aspiranti autori che mandano i loro testi a centinaia, a migliaia ogni anno e anche quando non premono e sollecitano, i loro silenzi di dimenticati diventano un rimorso, un'ombra quotidiana. Nei testi che aspettano un giudizio stanno rapprese intere vite, speranze, attese, spesso rivincite, disperatamente sognate. Un sì o un no possono cambiare esistenze che dalle brevi lettere d'accompagnamento si indovinano difficili, persino penose. Dire di no è come comminare pene detentive di 10 o 20 anni o peggio ergastoli, condanne a morte. Agli ignoti che non entreranno nelle storie letterarie, Calvino scrive migliaia di lettere. Spiega a ognuno che cosa va e cosa no, cosa si può fare, e intanto parla di sé e di cosa significa scrivere, ma parla di sé solo per aiutare il suo interlocutore a capire meglio. Diceva, la letteratura deve evitare ogni attitudine pedagogica e divulgativa. Il suo peso politico è modesto, forse nullo, al massimo può avere l'effetto di alzare il livello di consapevolezza generale. Con i buoni sentimenti non si costruisce niente. Il vero segreto, secondo me, sta nel linguaggio. Bisognerebbe creare sempre un linguaggio che allontana, che permette di giudicare il mondo che si racconta con distacco, di non identificarsi con esso. O se no, sprofondarci dentro, ma con la coscienza di compiere un viaggio agli inferi, affondando la penna nell'inchiostro più nero, nel ribrezzo di sé e dei propri simili, scatenando invettive e anatemi. Ma non serve tenersi a metà strada. Spiegava, dei manoscritti troppo lunghi leggo solo quanto mi sembra sufficiente per rintracciare i tre elementi che mi servono a stabilire se un libro c'è o non c'è. Uno, se ha un linguaggio. Due, se ha una struttura. Tre, se fa vedere qualcosa, possibilmente qualcosa di nuovo. E diceva, la letteratura non è altro se non questo inventarsi delle regole e poi seguirle. Nel linguaggio è lo stesso. La letteratura nasce dalla difficoltà di scrivere, non dalla facilità. Scava in quel punto, lavoraci, rosicchia il tuo osso con pazienza.